Si è svolta questa mattina la conferenza stampa dell'assessore regionale all'ambiente Domenico Santorsola, che presso la sede di SEL con i consiglieri comunali del partito Caponello Conte ha spiegato lo stato dei lavori in materia di sanità cittadina e smaltimento dei rifiuti. L'intervista di Francesco Rossi. Assessore, oggi si è voluto togliere qualche sassolino, precisando alcune cose importanti, sia per quanto riguarda l'ambiente, discarica di Trani in particolare, sia per quanto riguarda l'ospedale. No, ti contesto davvero. So che tu l'hai detto in buona fede, ma ci tengo a precisare che non ho sassolini da togliermi perché non credo di doverlo fare nella mia veste politica. Ho voluto soltanto fare alcune precisazioni su quelle che sono le giuste aspettative dei cittadini tranesi e sui destinatari reali di queste aspettative, perché sui forum, sulle chat, sui blog viene sempre tirato in ballo da un po' di tempo a questa parte e in maniera sempre più, diciamo, come dire, ossessiva, viene sempre tirato in ballo l'assessore della regione, come se l'assessore della regione fosse l'unica persona in grado di rimediare a tutti i danni fatti negli anni precedenti. Ora, l'assessore della regione può lavorare. Nella conferenza, poco fa ho detto che sarà mio dovere e sarà a fianco dei cittadini nella tutela di quelle che sono le loro aspettative a proposito di gestione corretta dei rifiuti e a proposito di mantenimento delle promesse fatte per quanto riguarda l'ospedale territoriale. Però non è l'assessore regionale né la regione per conto o dell'assessore o in nome dell'assessore che possa, diciamo, mettere in pratica i progetti e esaudire le aspettative dei cittadini. Insomma, la patata bollente resta nelle mani dell'amministrazione comunale. Purtroppo per Amedeo, che si ritrova incolpevole a gestire una situazione seria, sì, ma è anche vero che Amedeo è una persona capace, che ha fatto una valutazione adeguata dei dati e dei danni ed è anche vero che Amedeo troverà nella regione, per tramite mio, laddove fosse necessario, ma io penso che sia capace anche per suo conto, troverà nella regione la sponda adeguata, la sponda giusta per risolvere al meglio i problemi della città.